Le farine Molino dalla Giovanna nascono dai migliori grani, controllati e certificati. Dal lavaggio con acqua per eliminare ogni impurità, unico molino in Italia. Dalla macinazione lenta e a freddo per preservare proprietà, profumo e sapore. E dai test dei migliori professionisti del settore. Molino dalla Giovanna. Più di 300 differenti farine, tradizionali, integrali come la linea multiuso Uniqua, le miscele di farine, cereali e semi, con germe di grano vitale o senza glutine e lattosio. Molino dalla Giovanna. Far farina dal 1832. Nei migliori negozi specializzati e online su shopdalagiovanna.it. Eccoci arrivati come ogni venerdì al consueto appuntamento con Dolce Sonia in cucina. Potremmo fare anche Dolce Sonia in radio a questo punto. Sei arrivata, quante sono le puntate che abbiamo già fatto? Saranno almeno 3850? Addirittura, no, esagerato, no. Oh, beh, alcuni mesi. Sì. Dai, sì. Allora Sonia, oggi cosa ci proponi? Sempre un pizzichino di... Di alcol? Alcol. Capito, bevilo. Però vedrai che ti piacerà. Dai, sono pronto. Come si chiama? Allora, sono i muffin al limone. Ale, e che c'entra l'alcol nei muffin al limone? Vedrai. Vabbè, ascolto in silenzio. Allora, carta e penna, mi raccomando, sì. Sempre, se non riescono ad ascoltarci, pagina di Radio Sound su Facebook. Radio Sound e la pagina Dolce Sogno in Cucina su Facebook. Esatto, okay? Tutte le coordinate sono queste. Esatto, dopodiché carta e penna per chi ci sta ascoltando. Vai. Allora, 3 uova, 300 grammi di zucchero. Ale. 300 grammi di farina Uniqua bianca, il Molino della Giovanna. Sì. 100 grammi di formaggio cremoso. Sì. 200 grammi di ricotta. Mm-hmm. Un bicchierino di limoncello. E ce lo beviamo. No. Devi lasciarlo lì. Esatto, ti servirà. Sì. Poi la scorza grattugiata di un limone. Sì. E la bustina di lievito. E questi sono gli ingredienti. Esatto. E il limoncello non possiamo berlo, dobbiamo tenerlo lì. Ah, serve dopo per digerire. No. Serve da metterne l'impasto. Vabbè. Allora, come lo prepariamo questo impasto? Allora, montiamo i tuorli con lo zucchero. Sì. Ovviamente dovrai fare questa operazione di separare i tuorli dagli albumi. Sei capace? Come no? Poi no, ti insegni un trucchetto. Mi insegni un trucchetto? Sì. Vabbè. Un trucchetto. Brava. Devo dirlo. Brava. Ho imparato. Stai imparando, grande. Quindi, separati i tuorli dagli albumi, montiamo i tuorli con lo zucchero. Mm-hmm. Poi, fino a renderli una crema bella spumosa, sì. Inseriamo il liquore. Sì. La buccia grattugiata del limone. Mm-hmm. Dopodiché mescoliamo e uniamo la ricotta precedentemente mescolata insieme al formaggio cremoso. Ok. Poi inseriamo la farina a pioggia, così. Che non si sente, a casa non mi vedono. Sì, no, voi avete capito bene, no? Inseriamo così, col fischio. Che bello. Col fischio di Sonia Marras. E così mi prenderà in giro, lo so già. Ecco. Fate che... Ale. Cioè, quindi, allora... Lo versiamo senza smontare il composto. Poi montiamo gli albumi a neve ferma e aggiungiamo tutto all'impasto. Uniamo il lievito e mescoliamo sempre con movimenti delicati dal basso verso l'alto, altrimenti si smonta tutto. Come dal basso verso l'alto? Dal basso verso l'alto, metti così. La spatola pian piano dal basso verso l'alto. Ok. Ok? Poi mettiamo l'impasto negli stampini da muffin. Mm-hmm. E oppure nei pirottini, insomma, io lo metto negli stampini, c'ho proprio la teglia con tutti i buchini per i muffin, oppure metti i pirottini, è uguale. Che sono i pirottini? Sono quelle cartine che metti sotto i muffin. I pirottini sono le, cioè, dicesi pirottino, allora, la carta da mettere sotto il muffin. Sì, tu metti dentro l'impasto crudo, inforni, e quando è bello, quando è cotto. Cioè, la tua amica Paola Mazzocchi che mi parla dei magatelli, no? Che è il magatello? Ma quello si mangia, il pirottino non si mangia. No, non si mangia il pirottino. No, assolutamente. Mi state insegnando oltre che le ricette anche dei termini nuovi. Hai visto? A me ignoti. Poi di che siamo cattive. No, assolutamente. Quindi prendiamo questi pirottini. Esatto, mettiamo dentro l'impasto, inforniamo a 180 gradi in forno ventilato per circa 20 minuti. Ok. Quando è uscito il muffin, sì? Dovrai tirarlo via il pirottino. Non si è sciolto nel forno. No, è di carta. Tiri via il pirottino e ti gusti il muffin. Ah, subito, così appena sfornato. Non devo aspettare una
attimino. No, aspetta un pochino, dai. Ok. E poi, se vuoi riprenderti la tua bottiglia di limoncino, da bertelo insieme, puoi farlo. Ah, è qui che mi serve. No, ti serviva prima, però visto che ti piace tanto. Uno può, come dire, accompagnare, esatto, con un po' di limoncino. Esatto. Non è che mi piace tanto, era lì. Allora, no, ho detto, serve all'impasto. Serve all'impasto. Molto bene, molto bene. Allora, tra un bicchierino e l'altro, che detta così. Vabbè, salutiamo Sonia Marras. Ricordiamo, sì, ancora una volta che il podcast della puntata di oggi, ma anche delle precedenti, lo potete trovare sul sito di Radio Sound, sulla pagina Facebook di Radio Sound, ma anche sulla pagina Facebook di Dolce Sonia in Cucina. Giusto? Giusto. Molto bene. Ti aspettiamo venerdì prossimo. Ciao, ciao Sonia. Ciao. Radio Sound.